Insomma, per associarmi all'indirizzo che è già stato illustrato dalle precedenti consigliere, insomma, io credo che indipendentemente, insomma, da quello che sia stato il percorso effettuato per arrivare alla trascrizione degli atti, comunque bisogna sempre entrare nel merito, insomma, di quello che è stato scritto ed andare poi a votare appunto negli indirizzi che vengono indicati. Quindi, anch'io credo, insomma, che assolutamente si stia andando nella stessa direzione, ovviamente con dei profili leggermente diversi. Quando è stato scritto quest'atto con i colleghi consiglieri, poi anche condiviso, insomma, con il gruppo Movimento 5 Stelle al Senato, e colgo l'occasione per ringraziare anche il senatore Gianluca Ferrara che ha presentato una mozione proprio su questo tema, condividendola con noi, e proprio con l'intento, probabilmente noi l'abbiamo protocollata settimane fa come articolo 109, insomma, con l'idea di andare in dirittura d'arrivo. Ovviamente abbiamo ravvisato che nel momento in cui, insomma, si andava a trattare questo tema, fosse importante, insomma, andare ad unificare la tematica rappresentandola contemporaneamente nel momento in cui veniva trattata. Per cui noi già l'abbiamo protocollata settimane fa, prima che ci fosse una calendarizzazione, una programmazione da parte della Commissione Capitolina, insomma, pari opportunità, però ci fa piacere, insomma, che sia stato trattato il tema, perché ogni occasione è assolutamente buona per sensibilizzare i consiglieri, l'Assemblea Capitolina, ma tutti i cittadini su un tema così importante e di tale sensibilità che riguarda appunto i ragazzi provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare. Quindi ci uniamo al voto favorevole per entrambe le mozioni. Grazie, Presidente.